Bentornati nel Let's Play a Pokémon Scudo. Nello scorso episodio abbiamo fatto la torre lotta di Goldwick, o meglio la ex Rose Tower. E in questo episodio dobbiamo finire, basta, questo è l'ultimo episodio della serie principale. E in questo episodio, per l'appunto, faremo il rematch, tra virgolette, dei capi palestra Super 4 o chi prima prima metta, anche se non ci sono Super 4. Faremo il rematch della finale, insomma, rifaremo il torneo della finale e affronteremo un certo allenatore, quindi benvenuto campione. Noi teniamo sempre i nuovi tornei e ovviamente sei invitato anche tu. Che ne dici? Sei in vena di lottare? Ovvio. C'è un allenatore in particolare che vorresti invitare a questo torneo? Sì. Sono molto curioso, ragazzi, molto curioso di affrontare Azzurra, sinceramente. Mi sta troppo simpatica. Vuoi invitare Azzurra? Sì. Benissimo, pare che il tuo invito sia stato accettato. Seguimi allora, entriamo in campo. Ecco i partecipanti, prima Yarlow, poi chi vince tra Azzurra e Alakena. Tra l'altro ci sono anche oddio, c'è Onion! Dicevo, tra l'altro ci sono anche gli sfida palestre, quindi è proprio un torneo. Noi siamo i campioni e... bello comunque. Allora, mettiamo davanti Saber e andiamo contro Yarlow. Non credi di trovarti davanti allo stesso Yarlow che hai affrontato durante la sfida delle palestre. D'altra parte, non posso permettermi di andarci piano con il campione. Parte la spia di Yarlow, che manda in campo Ludicolo. Era ridicolo. Ok, io avevo iniziato con Saber, quindi ci può stare, vai Saber. Torneo delle finali che però non è laggoso come lo scorso torneo delle finali, insomma. Andiamo, l'avete visto tutti quel torneo delle finali. Andiamo, Baldeadi. Ouch, dai, di già. Riproviamoci, Baldeadi. Ok, siamo più veloci di un Ludicolo. Non me l'aspettavo. Vabbè, 60. Ora posso capire. Giù Ludicolo. Siamo un po' overlevellati, però abbiamo fatto il dopo storia, basta. Bello 69 anche per Lemus. Bell'awesome, restiamo. Comunque, cioè, ho gli occhi allenati, veramente. Il mio pollice sta veloce che preme in continuazione A. Gli occhi sono allenati a leggere comunque A. Baldeali. Mi converrebbe bene maxizzarmi ora però, perché sto iniziando a prendere un po' troppo recoil. Quanta vita ho ora dopo questo one shot? Vediamo. Non mi piace. Eldegoss. Quindi non è Eldegoss adesso il suo Dynamax? Raga, mi converrebbe Dynamaxizzarmi ora. Quanti Pokémon ha lui? 3. Come i turni di Dynamax che mi viene. Dynamaxizziamo adesso. Dynajet. Ok, Dynamax. Dovrei essere più veloce, sì che lo sono. Dynajet. E ci aumenteremo anche la velocità dopo questo ennesimo one shot. Inoltre, dopo questo episodio uscirà, siccome siamo vicini a Natale oramai, cioè letteralmente oggi che state guardando questo video sarà il 22, credo, perché io lo sto registrando il 21, ma il 22 pubblicherò sia la torre lotta che questo episodio. Quindi questo state vedendo questo video il 22. Il 25 uscirà una guida su come ottenere i Pokémon competitivi perfetti, lo dico nel mente che distruggo Yarlow, su come ottenere i Pokémon perfetti per il competitive. Dopodiché a Capodanno uscirà un video speciale a cui sto già iniziando a lavorare. E ovviamente in mezzo a tutti quanti questi giorni non uscirà niente, e credo un po' di tempo anche io, perdonatemi. E uscirà anche mio apposta dove dirò queste cose. Mentre all'inizio dell'anno nuovo, dopo Capodanno, inizieranno a uscire le guide sui Pokémon Gigamax. Così come questo Applitune sta per gigamaxizzarsi.
Allora, per l'amor di Dio, anche questo Gigamax è bello, ma io preferisco la versione di Pokémon Spada, che mi pare si chiamasse Flapple, lo preferisco di più. Vediamo se lo scettiamo. No, riesce a resistere la mela. Va bene. Appoltuno, come cacchio si chiama. Validina Dragone? Sì. Dino Dragone, che però è di tipo drago per l'appunto, non ci fa una vega. Ora noi torneremo normali, massimo più di velocità. Quindi penso di outspeedarlo e di ucciderlo con un Baldeali. Guardate quanto è bello però. Davvero. Va bene, Baldeali. Giù, non lo so pronunciare per come lo pronuncerò. ...72 per Casper. Abbiamo battuto gli Arlong. Un campione in piena fioritura. La forza dei Pokémon appassita. Anche te ti stai appassendo. Presto arriverà una nuova generazione di sfida palestre che punteranno al tuo titolo. Si prospetta una fioritura rigogliosa. Ti prego, dimmi che ha vinto Azzurla. Oh yes, possiamo affrontare Azzurla. Arambe, sei pronto? Che sei pronto, piccolo Arambe? Andiamo contro la mia capopalestra preferita insieme ad Onion. Raga, lei ed Onion sono i best. Mi presento, sono... Cioè, veramente ti puoi presentare? Sono Azzurla. Stavolta farò sul serio e sarò io a guadagnarmi la vittoria. Parte quindi la sfida contro Azzurla. Davvero, lei e Onion non so perché non sono sempre stati star simpatici. Sono top capopalestra di questa regione, secondo me. Allora, qua mi potrebbe fare first impression. La scorsa volta mi è andata bene, non l'ho usato, ma ce l'avrà di sicuro. Quindi vai, direi che devi leggere soltanto first impression e magari portarlo all'emergency exit. Vediamo se usava first impression schermaglia in italiano, mi pare. Sì, andava di first impression, che qua mi avrebbe penso uno shottato. Allora, dobbiamo cercare di fargli attivare la sua abilità emergency exit in italiano, non me lo ricordo. Forse fuggi fuggi. No, fuggi fuggi è quella di Wimpod. Vediamo. Passo indietro, ok. Quindi, passo indietro. Vado in campo. Quagsire. Con che faccia. Adoro Quagsire. Allora, tra l'altro, inizieranno anche delle live in questi giorni in cui non farò video. Potrei fare dei live su Twitch, dipende tutto quanto dal tempo, dal fatto che sono apparenti o meno a casa, ma magari anche, insomma, tra Natale e Capodanno, in quel lasso di tempo, se non ho apparenti a casa, se ho un'oretta libera, farò live su Twitch, in cui completeremo il Pokédex, faremo un po' di raid, faremo Pokémon competitivi, faremo ranked di battaglie competitive, quindi sì, ci sarà da divertirsi. Giù Quagsire. Niente che dell'app, peccato. Pelipper. Non lo sto leggendo dall'altro schermo, quindi chiedo scusa. Andiamo con Spirit Casperizza Lampo. Non lo dimentico sempre. Vai Spirit. Contro Pelipper. Penso di essere più veloce, anche perché sono 9 livelli sopra. Quindi dovrei essere più veloce. Il maledetto mette più rischio, ma non posso fermarlo in alcun modo. Quindi dovremmo accettare Dreadnought, se no ci fa un sedere tanto. Sprizza Lampo. Penso one shot, sì. One shotino su Pelipper. Recoil abbastanza pesante. 69 per Drake. Golisopod. Rimaniamo in campo effettivamente Drake, perché devo leggere schermaglia. Anche se nel caso utilizzi come si chiama, Liquidation. Se anche utilizzasse quella mossa Liquidation, non mi ricordo in italiano, forse martellata, se anche utilizzasse penso di leggerla. L'avevo utilizzata perché schermaglia la mossa di priorità, siccome non ha attaccato per primo l'avevo usata, ma giù con Golisopod. Livello 69 per Arambe. Toxapex. Contro Toxapex mandiamo di nuovo in campo Spirit perché ha accozzata Zen, che è stabbata per super efficace. Torna in campo grandissimo Spirit.
dopo un one shot di Pelipper, ritorna più cattivo che mai contro questo Toxapex, a cui dobbiamo utilizzare Forzata Zen. Foltino mi avvelena. Foltino è una mossa come protezione, ma se noi tocchiamo Toxapex con una mossa di contatto ci avvelena, quindi ora ci farà veleno shock, poi ci one shotterà. Però penso che lo one shottiamo prima noi adesso con Forzata Zen, siamo comunque 8 livelli avanti. Forzata Zen e vabbè, non è possibile però, vabbè, Dio Spirit. Pure brutto colpo, inutilissimo questo brutto colpo, però aggiungiamo alla serie di sfiga. Vai Casper, aspetta a te, evita di fare mille volte Fortino, grazie. Palla ombra, vediamo i danni su un difensore speciale forte come Toxapex, altissimi. Idra Breccia, non si chiamava liquidata, liquidation, sarebbe Idra Breccia, ok. Ah, gli fa male, però abbiamo sotto i gusci, che ci renderà adesso più veloci, però lo eravamo già. Ah, finita la rain, meno male, Dreadnought non avrà la rain a potenziarlo. Palla ombra, giù Toxapex. Level up? No. E ora Dreadnought. No, non volevo mandare in campo Remus, volevo mandare a Rambe. Pronto a fare un Dynaflora, mossa originale mazzo legno, potenza 130. Intendo dire di della mossa Dynamax, non di mazzo legno, mazzo legno, mossa 120. Livello 62 il Dreadnought. Se c'è una cagata o è 130? No, è 140, vabbè. Vai Dynamax. Quanto è bello Dreadnought Gigamax, ragazzi. Siamo più veloci? Sì, Dynaflora. Finiamo questa battaglia. Dreadnought esplode davanti ad Arambe. E quindi ci avviciniamo alla finale. Molto bene. Torna normale il nostro Arambe. Tra l'altro guadagniamo esperienza, quindi potrebbe essere un modo per farmare esperienza, ma ce ne sono di migliori che vi farò vedere nel video dell'esperienza. Non capisco cosa dobbiamo fare per non essere trascinati via dall'impeto della vostra potenza. Sai cosa devi fare. Io e i miei Pokémon migliori ci siamo allenati giorno e notte, senza tregua. Eppure voi siete riusciti a superarci, noi ci siamo allenati con le caramelle Dynamax, ci vuoi mettere? Complimenti, avete attirato la mia attenzione. Meglio così. Onion, ti prego. Sì, siamo contro Onion nella finale, un sogno. Mandiamo Casper che gli farà fare una fine con rispetto, però. Grande Onion. Cominciamo la lotta. Ah, così tante parole mi dici? Va bene. Parte la sfida di ogni capo palestra, che parte con Dusk Noir. Ok. È laggato anche nell'altro schermo, questo si è fatto apposta allora. Ok, Casper. Polsino. E ci siamo. Allora, pressione. Vabbè, penso di farcela comunque con i pipi di palla ombra. Quindi, palla ombra. One shot, incredibile questo Casper, davvero incredibile, è veramente forte. Io sapevo che era un Pokémon molto difensivo e poco offensivo, invece è anche offensivo. Cioè, fa dei danni altissimi con palla ombra.
Forse solo il fatto che Stabato non lo so, però è veramente forte. Palla ombra. Penso di leggerla grazie al colpetto d'assalto e all'altra difesa speciale. Sì. L'avremmo letto, ragazzi, anche senza colpetto d'assalto. Ci avrebbe fatto poco più di metà vita. Incredibile questo casco. Incredibile. Sinceramente vorrei mi usasse una mossa fisica per attivarmi sotto il guscio, però se non lo fa pace. Renigrus, penso di essere più veloce. Spero di essere più veloce, solo questo mi fa non sedere tanto. Quanto è bello, ragazzi. Runerigus. Non Renigrus. Vabbè, sì. Runerigus. Palla ombra. Giù anche Runerigus. Gus, senza l'aereo, vabbè. Ursula, continuiamo proprio, no problem. Stavo pensando, ma no, palla ombra, senza paura. Giù anche Ursula, è divertentissimo giocare con Casper, un shot a tutti. E sale anche al 73. Gengar, pronti al momento del Dynamax. È sempre così quando affrontiamo ogni un poretto, però... Questo è il mio Pokémon esperto che si sa è fortissimo, quindi andiamo con Dynavolt, va? Il fatto che si sia Dynamaxizzato prima lui mi preoccupa perché sarà più veloce, quindi... Il 150 DPS con cui resistere alla sua giga illusione. Vediamo se la reggiamo. Sì, ok, dimenticavo che è speciale. Quanto è bella però l'animazione, mamma mia. Dai una foto. Addio Gengar. Bellissimo che tra l'altro nell'esplosione diventa bianco e sembra shiny. Però va bene, penso di averlo notato solo io questa cosa. Va bene. Corsa alla torna normale, battuto Onion. Meno male che avevo la maschera. Ho fatto delle smorfie terribili. Oh, che carino. Adoro Onion. È merito tuo se riesco a lottare con calma anche di fronte a un pubblico. Affrontare il campione è un'esperienza così intensa che mi dimentico di essere nervoso. Più cuorino, raga, è troppo bello Onion, però patatine. I risultati della finale sono questi e abbiamo vinto. Congratulazioni, è stata una lotta schiacciante. Ti aspetta una bella ricompensa. Chi sarebbe? Bollino! Chi si vede? Il campione in persona? Congratulazioni, mega ultra congratulazioni. La tua vittoria mi ha conquistato. Tieni, ti sei meritato questo regalo. Un legge blocco? Grazie, ne ho altri 20.000 però grazie. Torna a trovarci, lo farò di sicuro, non è vero. Ci sono dei modi molto più facili per livellare, quindi no, non tornerò mai più. Però grazie a te. Allora, adesso ci manca da fare quest'ultima cosa extra, siamo curati, vero? Sì, perfetto. Allora, questa cosa extra, se non erro... Ma potrei errare... dovrebbe essere qua. Ecco, non so, io sono a casa. Ma noi eravamo già qua. Per l'appunto vi ho detto che sto andando totalmente a caso. Sto andando a ricordi. No, forse devo andare di qua. No, ho premuto A senza guardare. Spero di aver fatto bene. Dai, veloce per queste animazioni. No, ho sbagliato. Voglio andare. No, allora aspetta, forse è giusto qua così. Non lo so, raga, dove cacchio è sto posto? Mamma, sono un cretino. Non c'entra niente Goldwick. Quel posto a Chichester. Ragazzi, ignoratemi, per favore. È l'ultimo episodio. E sapete che io li registro tutti di seguito. Potete immaginare che numero di episodi è questo che sto registrando di seguito. Non so neanche più chi sono, momenti. Il posto è questo. Ok, ce l'abbiamo fatta.
Allora, non mi ricordo neanche dove devo andare, anche perché ho lo schermo, quello principale, è coperto. Devo andare di qua. Sì, lo riconosco dalla host. E poi devo andare di qua. E forse di qua, oppure nella porta dopo. Oh no! C'è qualcuno che sta facendo il Detective Conan. Ti lascio fare l'indagine. Ciao, ci vediamo dopo. Allora era questa la porta. No, c'è un tizio depresso. Raga, aiuto. Porta per porta troveremo il personaggio che sto cercando. Non sei tu. Via. Sarà lui? Oh, ma non è possibile. Dov'è? È qua. Cioè, il posto è questo. Non è che ci sono più piani con questo bellissimo ascensore? Raga, sono imbarazzanti, dovrebbe essere un let's play, dovrei fargli vedere come fare le cose, ma mi perdo io. Dove cazzo è? Oh. Raga, non ricordo dove si trova personaggio X. Ah, e tra l'altro quel personaggio X è... Cos'era quel verso? Vabbè, quel personaggio X è molto probabilmente Morimoto. No, raga, che cos'è questo verso? C'è mica un Pokémon da qualche parte? Non capisco. Sentite! Adesso in editing ve lo metto alto il volume. Sentitelo? Non capisco che Pokémon sia, ma è molto carino. Allora, fatemi fare un taglio e cerco di capire dove è questo personaggio. Ok, ragazzi, ho capito qual era il problema. Il posto era parzialmente giusto. È questo l'hotel. Sono veramente imbarazzante. Per questo che io quando sono entrato andavo da questo lato, perché mi ricordavo che l'ascensore era qua. Ed è per questo che andavo da questo lato, perché mi ricordo che la porta è questa. Abbiate pazienza e capitemi. Il posto è questo. E quello è Morimoto. Sì, vi ho detto il nome, è Morimoto. Iniziamo con dai, Saber. Andiamo. Oh, sei il nuovo campione? Incredibile, complimenti. Io sono Morimoto. Stavo giusto aspettando un allenatore del tuo livello. Se vuoi mettere alla prova la tua forza, lotta con me. Ok. Fantastico, preparati ad affrontare Morimoto. Ti travolgerò come un maremoto. Ha 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 ha. Mi sto sentendo male comunque. Allora, Graplock e Cursor, la notte in doppio. Tanto Morimoto gioca sempre i Pokémon che gli piacciono di quella generazione. Quindi vuol dire che gli piace Graplock e Cursola. Posso capire Cursola, ma Graplock? I gusti sono gusti. Andiamo con Drago Pulsar di qua e Baldari di là. Individuo di Graplock che si proteggerà. Proprio brutto Graplock. Drago Pulsar. Lo reggerà bene perché è un Cursola. Dannazione. Baldari è impattato. Palla ombra, che è brutto avere un Cursola davanti, fa paura. Madonna, ma lui è proprio Cursola in generale, che così spacca culi, eh. Tanto si ci può dannazzizzare, ma se non lo farà lui non lo farò neanche io per rispetto. Ti piacerebbe fare due volte individua? Piacerebbe anche a me. Drago Pulsar fa un brutto colpo, dai. Dannazione. Però Baldeari dovrebbe buttare giù Graplock. Buona. Giù Graplock. Recoil pesante. Sì, ora morirò, mi sa, di palla onda se lo fa su di me. Specchio. Mamma mia. Qualossa. Ok, sì, gioca i Pokémon che gli piacciono. Posso capire che gli piaccia Qualossa. Piace un botto anche a me. È bellissimo. Allora, finiamo la vita di Cursola, iniziamo a fare male. Piezza e merda. Vabbè. Ora lui farà una mossa poi fuoco sul mio Corviknight, su Saber. Drago Pulsar, speriamo di tiltare, non lo so. No. Schiaccia corpo. Penso gli faccia comunque male. Sì, ci sta il danno. Arriva una fuoco carica che arriverà su Saber al 2000%. Appunto, giù Saber. Bravo comunque Saber. Allora, anche io mando in campo un Cursola.
Ok, direi di finire prima la vita del suo di Cursora, con una bellissima palla ombra, e poi usare schiacciacorpo sul Colossal di Morimoto. Arriva prima schiacciacorpo. Shot? No. Ma morirà di recoil probabilmente se fa fuoco carica su Cursora e non su Drake. Se lo fa su Drake non muori di recoil perché non ha abbastanza vita. Cioè non ho abbastanza vita. Se lo fa su Coso invece sì. Invece lo ammazza direttamente con schiacciacorpo Drake, quindi niente in un caso o nell'altro. Giù Drake. Andiamo Spirit, dai. Ok, questo è 70, wow. Spirit, te è arrivato a livello 99 quando ti ho sbagliato e ti ho dato tutte le caramelle. Bei ricordi. Negli episodi di Dunder. Io l'ho lampata su Colossal. E buttiamo giù Dragapult con una carineria, ammesso che non ci butti prima giù con palla ombra, cosa che probabilmente invece farà. No, ma il danno non mi è piaciuto, cioè non è stato molto piacevole. Carineria che grazie a Dio non missa, giù Dragapult. Comunque teoria confermata che giochi Pokémon che mi piacciono, perché la metà piacciono anche a me. 70 per Spirit. Idrovampata, dobbiamo portarci giù anche Colossal. Perfetto. Livello 74 per Casper, che è una bestia divina. Che Stone Jovenair. Bello. E Snorlax. Gioca anche Pokémon di altre gemme. Ok. Allora, ripeto, se lui non dynamaxizza, io non dynamaxizzo per rispetto nei suoi confronti. Quindi idrovampata no, non la volevo farvi qua, volevo farla sull'altro. Andiamoci doppi sull'altro, che mi sembra quello un po' meno offensivo dei due, quindi lo voglio buttare giù subito. E ah! Mi potevi avvisare, brutto pezzo di chiappa? Vabbè, dynamaxizzeremo dopo. Adesso andiamo in carineria a non missare. Perfetto. Mondano su Stongiorni. Che va di peso bomba, mi butterà probabilmente giù Spirit. Sì. Giù Spirit. Andiamo di Scald. Giù Stongiorni. Rimane solo con il suo Snorlax. E tra l'altro non mi può attaccare essendo io Spectre, livello 70 per Arambe. Dai una corrosione, vabbè la ben leggo perché vedo che sono Spectre. La voggia! Allora, se aumenta l'attacco speciale mi attiva sotto il guscio. Meno male che è Snorlax Dynamax e non Gigamax, se non sarebbero iniziati i problemi. Remus, vai! Allora, gli direi Scald per cercare di scottarlo, 30% ci può stare, e Dynapug. Ok. Arriva prima il Dynapugno, che farà malissimo. Porca miseria. Grandissimo Remus. Brutto colpo addirittura, ci stiamo pure l'attacco ora. Idrovampata, scottalo, così dimezziamo l'attacco, dai 30%. No. Oh, porca miseria. Mamma mia. Incredibile. Vabbè, ripetiamo lo stesso esercizio di prima. Dobbiamo fare lo stesso danno che abbiamo fatto prima con il crit, credo. Scottalo. Perfetto. Anche se non lo buttiamo giù, lui non ci butta giù. Perfetto, abbiamo vinto. Giù Snorlax. Battuto di nuovo brutto colpo. Battuto Morimoto. Mi sorprendevo del brutto colpo, ma mi sono ricordato che io ero lì. Perfetto, ho battuto Morimoto, Game Freak. Spero di aver fatto lo screenshot in tempo. Però ci sai fare tanto di cappello.
Ti sei meritato il regalo. Tieni, per festeggiare la tua vittoria. L'ovo amuleto? Sì? Ovo amuleto. Il suo amuleto di forma spirica mi ha permesso di trovare l'uovo allo stadio Pokémon. Torna presto a lottare con me. Va bene! Quindi, questo era veramente l'ultimo episodio di Pokémon Scudo. Prima degli extra, prima delle guide, prima dei Gigamax. È l'ultimo episodio della serie principale. Mettiamola così, a Pokémon Scudo. Tra l'altro, quale città migliore se non Chichester per darci questo arrivederci? Ci mettiamo qua, qua davanti alla fontana, con questa bella canzoncina, a fare la Charizard Pose. Noi ci vediamo nelle guide extra. It's always a Champion Time. Ciao ragazzi.